Eh no, ragazzi, creativi ma concisi. Infatti questa è una cosa pure da tenere in considerazione. Tu fai domanda a febbraio e i soldi ti arrivano a novembre. Allora, gli spieghiamo un po' come gestione. Allora, vi interrompo un attimo così, giusto per farvi un po' di pratica, un po' di teoria, e poi dopo mi spiegate le vostre mappe. Allora, generalmente per la governance di un progetto europeo, in genere, c'è un capofila, un coordinatore, che praticamente gestisce il progetto e che è il referente con l'EACEA, no? L'organismo che abbiamo visto prima. In genere, quindi, il capofila prende tutto il finanziamento, quindi è responsabile finanziariamente ed amministrativamente nei confronti dell'EACEA e poi lo divide ai vari partner. Quindi abbiamo il ruolo del coordinatore, poi abbiamo il ruolo del partner che prende parte al progetto, quindi porta avanti l'attività e anche viene finanziato per queste attività, ha una parte del budget. Poi c'è il partner associato, che in realtà è un partner, quello che chiamano anche partner silenziosi, che non ricevono i finanziamenti direttamente dal progetto, ma in qualche modo possono contribuire al progetto perché magari, non so, sono delle reti, contribuiscono alla distribuzione, alla disseminazione. Con in qualche modo, con i servizi. No, con i servizi, con i servizi. Sì, sì, sì. In genere i partner associati può essere il ministero e, diciamo, in un progetto europeo coinvolgere i partner associati è importante, diciamo che dato che venite anche giudicati per come avete formato il partenariato, insomma, indicare una bella lista di partner associati e che ruolo possono avere all'interno, diciamo, del progetto è importante. Poi abbiamo il subcontractor, non è un partner, diciamo un fornitore di servizi, che quindi ha una voce, ha un budget apposta nel progetto, è una voce a parte del vostro piano finanziario. E il subcontractor, l'appaltatore, non può essere mai un partner, perché è un servizio esterno che voi utilizzate e che vi serve a implementare quell'attività particolare. In genere, per un progetto europeo, voi dovete tenere a mente delle cose, le competenze. Quindi, per esempio, partiamo dal progetto della piattaforma. Di che cosa avete bisogno? Di che tipi di partner avete bisogno per realizzare questo progetto? Secondo voi? No, una parte dei soldi ve li dà l'Unione Europea, mettiamola così. Abbiamo bisogno di altre location all'interno dei vari paesi con cui vogliamo fare. Abbiamo bisogno innanzitutto di una base nostra nel posto in cui operiamo. E di mezzi di produzione quanti più possibile. Allora, quindi la base, allora mettiamo che voi siete già una organizzazione, no, lanciata, che ha già fatto questo progetto una volta, quindi siete già una realtà, no? E volete fare un progetto europeo. Per realizzare questo progetto europeo, di che cosa avete bisogno? Cioè, secondo voi, di quali competenze avete bisogno all'interno del partenariato per sviluppare questa piattaforma? Abbiamo bisogno, prima di tutto, di posti in tutta Europa che ospitino gli artisti, che sposino la nostra filosofia, quindi ospitino gli artisti e gli spettacoli che noi contribuiamo a produrre
nelle loro sedi, magari anche ad un basso costo. Quindi avete bisogno di centri culturali? Centri culturali. Ok, però voi siete... Sì, anche di un partner per visibilità, quindi potete pensare ad una rete, coinvolgere una rete che vi aiuti a promuovere questa piattaforma. Però nel costruirla questa piattaforma, voi non ce l'avete ancora? Di che cosa avete bisogno? Un partner tecnico, qualcuno che vi aiuti, perché voi magari mettete contenuti. Però ci vuole qualcuno che ve la costruisce questa piattaforma. Quindi un programmatore, un grafico, qualcuno che è un web master. Un programmatore. Quindi, per esempio, all'interno del vostro partenariato, quindi voi mettete il contenuto e avete avuto l'idea. Poi, non so, contattate un partner, conoscete questo partner in Germania che sviluppa piattaforme, che può essere il vostro partner tecnico. Poi contattate per esempio un altro centro culturale, non so, dico centro culturale ma per dire, e quindi perché ha sposato il vostro progetto, è interessato e vuole sviluppare questa piattaforma. Poi per esempio, non so, potete coinvolgere un'amministrazione pubblica perché vi serve che i temi, no, che voi volete promuovere rientrino poi nelle politiche sociali, le politiche a livello europeo, sia locale, nazionale che europeo. Quindi questo è un po' il ragionamento che dovete fare, quindi ci deve essere un mix di competenze. Per esempio, voi di che cosa avete bisogno per sviluppare questo progetto? Di che tipi di partner? Tecnologici, poi qualcuno che ci aiuta per la distribuzione, poi ci abbiamo bisogno di qualcuno che... Il catering ci abbiamo bisogno, ragazzi. Sì, non lo so, dipende da quanto tecnologico. Poi chi lavora con i bambini, per esempio? Qualcuno che, per esempio, una università, non lo so, oppure un centro che lavora solo con i bambini. Le arti, biblioteche, le mediateche per la distribuzione verso i bambini, per il feedback del prodotto. Abbiamo messo le biblioteche e mediateche, abbiamo proposto delle ipotesi di collaborazione con il Comune di Bari, con l'Accademia del Cinema di Anziteto che potrebbe fornire i materiali tecnici, con l'Accademia di Belle Arti che potrebbe fornire degli artisti per storyboard, per fondali, non lo so, così. Questo per il locale. Per la distribuzione abbiamo pensato alle librerie per bambini. Quelli possono essere sponsor, librerie per bambini e negozi di giocattoli potrebbero essere eventuali sponsor. Invece per la distribuzione appunto è il piccolo museo del cinema, l'AMMIU, che potrebbe dare una mano visto che si tratta di riciclo. Per quanto riguarda il prodotto, potremmo chiedere aiuto all'associazione italo-russa di Bari per degli artisti, all'associazione italo-francese, la prova editorato di studi, e come distribuzione, giallo era distribuzione, sì? No. La produzione potrebbero intervenire il Comune di Bari, potrebbe intervenire la stessa Accademia del Cinema di Anziteto, potrebbe intervenire la RAI, quindi andiamo al di fuori di Bari, la RAI e eventualmente Giffoni potrebbe essere sia un produttore che un distributore, per quindi farlo vedere e ottenere anche di là un grandissimo feedback. E ci siamo fermati all'Italia. Arrivo, essere un partner, se proprio non è un partner dentro il progetto, potrebbe essere un partner associato. Sì, infatti, tanta visibilità. Infatti l'ho cerchiato di due colori diversi proprio perché potrebbe essere entrambe le cose. Quindi... Poi ci stavamo muovendo anche ad andare fuori, ma ci siamo fermati, non so perché. Siamo messi a fare le costruzioni. Quindi, non so se a livello geografico, praticamente quando si costruisce un partenariato a livello, diciamo, un partenariato a livello europeo, bisogna tenere in conto anche la distribuzione geografica dei partner. Cioè, sì, è un... non è obbligatorio, però è un po' vincente mettere insieme partner che rappresentano il sud dell'Europa, il nord dell'Europa, est, ovest. Sì, anche se a Bari. Sì, quindi comunque potrebbe essere, può essere un vantaggio se costruite. A un determinato gruppo.
Sì, ci sono dei programmi che magari finanziano le relazioni esterne con l'Europa orientale. Sì, ci sono. Sì, sì. Però diciamo, senza pensare a un programma specifico che finanzia relazioni esterne con particolari paesi, quando pensate ad un partenariato, pensate anche alla distribuzione, diciamo, geografica. Comunque può essere un vantaggio competitivo. Anche magari il fatto di non scegliere sempre più fighi, diciamo. Sì, tipo Inghilterra, Germania, Francia, è bene anche Polonia, magari inserire, sì, però inserire anche molto spesso l'ESO, quelli piccoli, quelli appena entrati in Europa, quelli che, se è il caso, sai che era una priorità sono... i paesi dell'ESO, no. Ah, però... è una leggenda, ma non è... È una leggenda? Sì, sì. Però sta di fatto che comunque... È... No, nel senso, a livello... Tutti dicono, ah, se metti i paesi orientali il progetto passa subito. Però non è detto, perché voi lo dovete giustificare. Cioè, tutto quello che scrivete... Cioè, perché avete preso il partner dalla Romania o dalla Bulgaria? Certo che può essere vincente, perché comunque... l'Europa, no? Vuole lavorare su quei territori, includere, eccetera. Però se non ha nessuna competenza che apporta, non spiegate perché l'avete inserito, non è detto che vi passi. È un vantaggio, che è un vantaggio. Sì. Cioè, cioè, il ragionamento è che tutti i partner che decidete devono avere delle competenze determinate che vi aiutano ad implementare quelle attività. E ecco, la distribuzione geografica non guasta. Per esempio, noi abbiamo un progetto, questo qui con il Digital Storytelling e i musei, in cui in realtà è un partenariato anomalo, perché siamo 3 organizzazioni italiane, 2 organizzazioni rumene e una spagnola. No, ma si può fare anche così? Cioè, sì, sì. In Italia, sì, 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 sì. Tutto quanto lo dovete giustificare comunque, perché ogni partner all'interno di un progetto deve avere un ruolo, quindi ben definito. Per esempio, in questo progetto in particolare abbiamo il Museo Civico di Zoologia, che comunque fa attività educative con soggetti svantaggiati già da tanto tempo. Noi entriamo come expertise nel Digital Storytelling. ECOM, che è il centro di ricerche nel campo culturale, è un'organizzazione basata a Roma, fa il coordinamento e mette, diciamo, le competenze sulla ricerca. E poi i musei scientifici, che sia coinvolgiamo musei scientifici a Valencia e in Romania, perché comunque non hanno mai utilizzato questa metodologia all'interno delle loro attività. Quindi vedete che tutto c'è un ragionamento dietro, quindi su questo voi dovete lavorare. Perché, per esempio, in Key Values, quando c'è ritornata la valutazione, sì, sì, tutto bene, però, non so, manca un soggetto che effettivamente vi validi la ricerca, la sperimentazione. Non avevamo messo un soggetto che ci valida, cioè il progetto è comunque passato. Però probabilmente magari avremmo ottenuto un punteggio più alto. Sì, per fortuna siamo arrivati su quella soglia. Cioè, 2 elementi che sono troppo bassi non passa. Sì, sì, sì. Il progetto era molto alto e quindi è passato lo stesso, però se era più basso. Sì, perché comunque abbiamo superato quella soglia, quindi da, non so, 80 punti in poi lo finanziavano. Però magari quell'uno... Era quel punteggio che avrebbe fatto, diciamo, la differenza. Quindi il ragionamento è questo, è che quando costruite il partenariato dovete ragionarci quello che vi serve, anche a livello geografico, cioè qual è il valore aggiunto che volete creare. Se volete lavorare con i paesi del nord, con i paesi dell'oriente, dovete spiegare il perché. E dell'Oriente, orientali, dell'Europa orientale, cioè dovete spiegarlo il perché, perché poi lo dovete spiegare, perché la ratio dietro la costruzione del partenariato la dovete spiegare a livello europeo,
nell'application. E, sì, e non so se mi volete chiedere come contattare i partner europei, per esempio. Ah, per esempio. Per telefono, pronto? Sì. Cioè, per telefono. Sì, come no? Sì. Allora, prima voi dovete preparare un'idea progetto, un abstract, quindi dovete preparare, cioè, perché contattate proprio loro? Quando noi abbiamo contattato la Goldsmiths University, c'era un motivo perché li abbiamo contattati, perché avevano queste metodologie innovative e quindi era interessante portare le loro competenze all'interno del partenariato. Quindi voi vi dovete presentare con un abstract del progetto, spiegargli perché, spiegargli quanto sarà l'ammontare del finanziamento, magari non dico proprio di budget, ma più o meno qual è la vostra idea di budget che volete a cui mirate, che volete richiedere insomma, alla Commissione europea. E poi sì, semplicemente è davvero è più facile di quanto sembra, perché se per esempio volete contattare l'Art House di Zurigo, se vi presentate con un'idea progetto e glielo spiegate, cioè magari dicono di sì e ce l'avete dentro il partenariato. Diciamo che ci sono vari modi, quindi o partendo dal network che già possedete, e quindi c'è anche una questione di fiducia, di sapete con chi lavorate, con chi andrete a lavorare, no? Attraverso le cose. Altrimenti sì, è vero che ci sono le banche dati dei partner europei, sul sito del Contact Point ci sono, nei vari infoday ci sono, però è importante che ci sia un motivo perché voi contattate un determinato partner, perché magari, come posso dire, magari avete partner che fanno 10.000 progetti europei, però poi a voi non vi portano niente a livello di contenuto. Quindi diciamo, provate vari modi, varie strade per contattarli. Poi dicevamo delle reti, ci sono tante reti, no? Magari potete, io non so se esiste la rete dell'animazione, dei film d'animazione a livello europeo, però magari ci sono dei network cinematografici, potete iniziare con loro. Però ad esempio la SIPA unisce animatori, soggetti che si occupano di animazione, anche solo per andare a reperire i... La SIPA praticamente una degli enti, insomma, a livello internazionale più importanti a cui si iscrivono animatori o comunque chi opera nel campo dell'animazione. Però la SIPA è tutta italiana? No, non è solo tutta, no, è a livello internazionale la SIPA. E per esempio potete provare anche a contattare l'ASIFA, magari se all'interno del progetto loro si potrebbero occupare della disseminazione dei risultati, no? Avendo tanti membri, tante cose, è più facile disseminare i risultati del vostro progetto. Queste banche dati sono soggetti che si candidano, tipo la nostra associazione ad esempio, sì. Si iscrive, insomma si rende diciamo disponibile a trovare contatti, oppure sono soggetti magari che già da tempo lavorano, o entrambe le cose? Entrambe le cose. In genere per esempio tu come associazione, ecco, non sai come cercare partner europei, ti iscrivi a questa banca a questa banca dati, metti l'idea progetto e da lì diciamo i partner ti contattano, oppure vai lì e vedi che guarda, c'è questa associazione che cerca un partner italiano, quasi quasi gli scrivo e vedo se... Però diciamo che anche ad andare ad eventi internazionali, partire anche, sembra banale, però anche da amici, colleghi che operano all'estero, che conoscono qualche realtà, che vi possono, con cui potete lavorare. Quindi
Perché è importante anche costruire la fiducia con i vostri partner, anche in fase di progettazione. Sì. Per questo dovete pianificare bene la progettazione, perché ci vuole tempo. Perché può capitare che un partner poi si ritira il giorno prima della deadline e niente, il progetto non lo potete inviare. Qualche nome di banca dati che possiamo... Sì, sì, sulla... Sì, sì, sì. Non so se su questo ci sono delle domande, se avete delle domande in particolari, perché eravate un po' preoccupati questa mattina su come costruire la rete. No? È chiaro, se hai un progetto buono e lo devi saper vendere, devi andare al telefono. Sì, sì, sì. Mandi un'email, ne mandi tante, tanti ti rispondono, tanti altri no, invece tanti altri sì. Magari... Sì, sì. Ci vuole, ricercare partner è un lavoro, per cui ci vuole. Tante Skype call, tante... Imparate bene l'inglese. Comunque l'importante è che voi capite come si deve costruire un partenariato, no? Le cose a cui dovete guardare. Poi ovviamente se il vostro progetto davvero prende 10 nella rilevanza eccetera, magari potete anche prendere la soglia minima sul partenariato, il progetto passa lo stesso, però è importante che voi anche per la gestione, perché insomma dovete gestire un progetto che magari ha un minimo di 5, 6, 7 partner. Diventa un manicomio. I punteggi vengono stabiliti già a priori, per esempio, non so, da 1 a 10. No? O da 1 a 20, quindi ti danno un punteggio a secondo loro se per esempio il vostro partenariato è la qualità del partenariato, oppure se è un partenariato che diciamo può funzionare, per esempio anche mettere vecchi e nuovi partner è una cosa che aiuta, perché vedono che comunque avete già lavorato insieme, che avete già fatto delle cose assieme. Anche la dimensione europea, no? Come vi dicevo. Anche il bilanciamento dei compiti all'interno del partenariato, ovviamente del budget, ci sia un'equilibratura nelle risorse finanziarie, nella distribuzione delle risorse finanziarie e delle attività. Non è giusto caricare magari un partner, cioè coordinamento, attività, comunicazione, sì, oppure no, vabbè, quello prendi due nel budget, sì, non te lo passano il progetto. 80%... No. No, non funziona. No, ovviamente se tipo avete un partenariato di 5 partner e c'è il capofila che prende praticamente la maggior parte del finanziamento, come dice Laura, e gli altri non fanno niente, ma che li è fatta a fare? Cioè, che l'hai fatta a fare il progetto? Un progetto che coinvolge dei partner, se poi non gli fai fa niente, non gli dai budget, cioè, non regge. No, questo qua dicevi bene qua sulla carta deve essere verosimile, no, ma anche praticamente. Sì, ma voi forse non lo so, non l'avete mai gestito un progetto europeo, forse no, piuttosto complicato, anche perché poi come dicevamo oggi ovviamente tutto quello che scrivi, se per tua fortuna passa, però poi ovviamente lo devi fare, lo devi rendicontare. Lì loro sono molto precisi, cioè anche le virgole controllano, quindi non passa. No, poi se non c'è una rispondenza tra il progetto approvato e quello che invece è stato realizzato. Sì, infatti. E rivolgono i soldi, insomma. E se li avete già spesi, poi e se li avete già spesi è un problema. Ma media normalmente rendicontazione, come funziona?
l'anno dopo? No, no, in genere funziona sempre che ti danno un 80% prima, poi dipende. Sì, sì. Puoi scappare. Sì, 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 sì. Quindi si può scappare. No, dipende, dipende. No, normalmente è sempre dopo. Sì, sì, col media? Io adesso non le conosco tutte le azioni. No, no, in Europa no. No, no. No, no. No, no. Sì. Poi se per esempio voi non avete un turnover, un bilancio che a loro convince, ti chiedono la fideiussione, ma non è detto che te la chiedano. Questo parliamo di finanziamenti diretti, per esempio dell'LLP o del programma Cultura. Ah, un'altra cosa all'interno della composizione di un partenariato, è importante quello che chiamano le alleanze strategiche. Quindi mettere insieme diversi portatori di interesse, quindi organizzazioni private, organizzazioni pubbliche, università, scuole, centri culturali, musei. Quindi questo mix anche di persone che portano diversi interessi è anche importante. Probabilmente sarà una linea di finanziamento anche per i prossimi... perché vogliono proprio accentuare il dibattito, diciamo, tra i versi portatori di interesse, cioè metterli proprio in rete. Perché a volte, per esempio, sindacati, perché magari si fa un progetto per gli artisti e il sindacato non sa niente, no? E magari perché ci sono dei sindacati anche a livello, diciamo, europeo che si occupano degli artisti, e invece è un valore aggiunto fare in modo che queste realtà parlino, si mettano in contatto e sviluppino delle cose assieme, perché poi alla fine lavorano tutti per lo stesso obiettivo. Ok, quindi forse è arrivato. Sì, cosa, sì, sì. A che ora finivamo? Sì, anche perché volevo chiamare. Sì, 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 ok. Certo. Sì, diciamo che non so se... a che ora... Sì, infatti lo volevi... Diciamo che, se vieni in orario dovrebbe venire per me in quarto, quindi tra tre quarti d'ora. Ah, ok. Quindi, ok. Ora ok, facciamo dai anche 10 minuti di pausa, che magari qua non si respira più. Sì. No, perché io pensavo che veniva alle 4.45, invece no, viene alle 6 meno un quarto. Ok. Allora. Questo è partenariato, me lo sento. È la fine. Non so se ci abbiamo tempo, facciamo. Qua. È in bagno. Magari vogliamo iniziare col valore aggiunto europeo? Così finiamo. Ok. Ok, allora, cos'è questo benedetto European Added Value, il valore aggiunto europeo? Quindi, ricapitolando, perché insomma in ogni formulario europeo bisogna esplicitarlo, almeno fino a poco tempo fa, come ho detto, non so se poi questi formulari cambieranno, però credo che delle cose fondamentali insomma rimarranno. E quindi è un insieme di cose che voi dovete dimostrare attraverso il vostro progetto, quindi partendo dal partenariato, no? Quello, la cooperazione che voi iniziate,
quello dimostra che avete bisogno di fare questo progetto e quindi dimostrate, quindi con questo scambio di competenze, scambio di conoscenze, portare delle best practice da un paese all'altro, quindi in questo modo giustificate il bisogno perché fate domanda alla Commissione Europea per farvi finanziare il progetto. Le lingue e competenze diverse, perché è importante in un progetto europeo fare attenzione a questa cosa. I prodotti che voi sviluppate, in teoria è bene svilupparle nelle varie lingue del partenariato, se possibile, o almeno nelle tre lingue europee, inglese, francese e tedesco. È un valore aggiunto. Perché... No, dico così in generale, però il fatto è che se non le sviluppate, se non lo sviluppate in tutte le lingue del partenariato, perché magari avete 10 partner di 10 paesi diversi e diventa un lavoraccio, magari ne scegliete 3 che sono un po' più rappresentative. Quelle rappresentative per l'Europa sono inglese, francese e tedesco, poi vabbè c'è anche lo spagnolo, insomma. Quindi, ed è importante, quindi per esempio i prodotti di disseminazione, le brochure, farle in italiano, inglese, in slovacco, il sito, possibilmente farlo nelle varie lingue, perché dimostrate che avete avuto attenzione a riportare nel progetto questo valore aggiunto europeo, diciamo. Per esempio nel caso di produzione di un cortometraggio che ci siano sotto i titoli in tutte le lingue, che sia quindi comprensibile da tutti. Sì. Anche se non fate tutto da parte del doppiaggio, però sotto i titoli. Sì. E queste sono cose che comunque possono essere... Questo va anche il discorso di stabilità. Esatto. Sì, l'attenzione ai pubblici, ho detto una cosa giusta, anche se voi per esempio sviluppate un sito che non solo è multilingue ma anche è accessibile ai non vedenti, cioè sicuramente date un'attenzione, perché come abbiamo detto prima, l'Europa vuole... allargare l'accesso alla cultura, no? Quindi se voi attraverso, anche se il vostro prodotto, magari il vostro progetto non è finalizzato, non so, all'inclusione dei non vedenti, no? Perché magari non state facendo attività con loro, però è un valore aggiunto. Sì. Anche, ma questo credo ora è importante, anche se fate un festival, se fate le brochure in braille, comunque è un'attenzione molto importante nella valutazione, nella strategia, eccetera. Quindi un modello che sia adattabile, trasferibile, replicabile, no? Quello che dicevamo prima, perché magari in qualche valutazione alcune volte si legge questo è un modello che è importante perché è adattabile a livello europeo, si può trasferire in altri contesti, in altri paesi a livello europeo. Poi ovviamente è normale che tu non prendi una cosa e boom, la esporti in Cecoslovacchia senza tenere conto della cultura che hanno. Quello insomma è normale, però loro ci fanno caso a questa cosa, che è un modello, che voi state facendo un progetto che in qualche modo è trasferibile, replicabile, adattabile. E sì, poi col vostro studio, quindi perché lo fate, dimostrate che state rispondendo col vostro progetto a dei bisogni reali e che con il vostro progetto cambierete, no? Provocherete un impatto, cambierete la situazione di partenza. Non so se avete domande su questo. Sì, è un po', diciamo, difficile
anche spiegarlo poi scrivendolo generale, in un formulario. Quindi io vi consiglio di comunque andarvi a leggere i compendi dei progetti approvati, andare sui siti degli infodei in cui ci sono tutte le informazioni e vi spiegano un po' di questo valore aggiunto, andarvi a leggere proprio quello che intende la Commissione europea per il valore aggiunto europeo, e leggere i progetti, tanti progetti approvati, e vedere come li hanno realizzati sicuramente aiuta. Ah, non, infatti non ho messo il link della piattaforma IV. La Commissione europea ha creato questa piattaforma, che è la piattaforma IV, in cui praticamente vengono raccolti tutti i progetti finanziati dal programma Europa per i cittadini, LLP, Cultura e Youth in Action. Quindi è una piattaforma in cui voi potete fare una ricerca per argomenti, per paesi, per organizzazioni, e quindi potete andare a vedere. Sì, diciamo, ecco, infatti non l'ho detto, un modo pure per cercare partner è vedere magari a chi è stato approvato un progetto, quindi sapete già che loro hanno lavorato, hanno gestito progetti europei, quindi può essere, hanno esperienza in quel campo, e quindi è facile. Magari trovate anche un modello che vi interessa e che volete replicare in Italia, quindi diciamo che potete trovare anche uno spunto per un progetto e poi trasformarlo secondo la vostra realtà, e chiedere anche al partner che l'ha ideato, diciamo, di entrare nel partenariato e di sviluppare un progetto simile, però riportato in un'altra dimensione. Sì. Quindi anche comunque la Commissione europea pubblica, insomma, tutti i coordinatori di progetto devono pubblicare i report intermedi, finali, e sono tutti pubblicati sul sito. Sì, sì. Oddio, quello non lo so, penso però che i report sì. Il report sì. Probabilmente il report sì, il report, non... Non, no, sì, non il progetto in sé, no, il progetto però, in sé no. Però comunque è un riferimento importante. Sì, come hanno lavorato, la metodologia, quindi potete prendere spunto, no, su questa cosa. Ok, poi non so che ore sono, magari facciamo un'ultima cosa, se ancora ce la fate. Che dici, Samba? Come state? Okay. E farvi ragionare un attimo sull'impatto. Quindi, che cos'è l'impatto? Come lo misuri, come lo definite? E quindi, come abbiamo detto prima, ci servono degli indicatori. Allora, secondo la filosofia dell'imprenditorialità che abbiamo, diciamo, in qualche modo abbracciato con la Goldsmiths University, specialmente noi nel settore culturale, creiamo vari tipi di valori, di impatti, che ovviamente è l'impatto sociale, l'impatto estetico e l'impatto economico. L'imprenditorialità è fare in modo... è all'intersezione di quei tre cerchi, perché per lavorare nel settore culturale, comunque, beh, lo sapete bene, diciamo, ci lavora in questo settore anche perché sposa determinati valori, no? Però lavoriamo per una certa qualità estetica. Però non possiamo non sottovalutare l'impatto economico delle nostre attività, anche perché ci serve poi per andare da qualsiasi ente per dire: guarda, questo è l'impatto economico che noi abbiamo generato con il nostro progetto. Quindi, come ultima attività, volevo un attimo farvi ragionare in base partendo dal vostro progetto, secondo voi qual è sì, il vostro progetto, qual è l'impatto estetico che generate, l'impatto sociale e l'impatto economico, così che voi potete andare da qualsiasi finanziatore e dire: guarda, questo è quello che noi
facciamo, generiamo con il nostro progetto. La nostra se, ricaduta sì. sulla comunità, sul sistema economico. Sì, e anche all'interno dell'organizzazione stessa, perché l'impatto non è solo fuori dall'organizzazione, ma anche sullo staff, su di voi, all'interno dell'organizzazione, cioè partecipare a questo progetto europeo, che vi porta dentro l'organizzazione? Quindi insomma riflettete, perché a vari livelli, quindi interno, esterno e poi anche magari a medio termine e a lungo termine. Se potete definitelo, in qualche modo deve essere in qualche modo misurabile. Magari ci ragionate, vediamo quello, che venite, quello con cui venite fuori e poi ne discutiamo, così per vedere se... Ah, vediamo 5 minuti. L'impatto interno esterno, scusate. E l'impatto interno all'interno dell'organizzazione. Per esempio, no? Per fare un esempio, noi ovviamente lavorando a vari progetti europei abbiamo migliorato delle competenze, abbiamo... E quindi il nostro curriculum in qualche modo è migliorato e quello è un outcome, è un impatto, no? Che abbiamo avuto a livello organizzativo interno. A livello esterno è perché alcuni, grazie al miglioramento del nostro curriculum, noi possiamo in qualche modo portarlo fuori e trasmettere dei valori o comunque delle competenze che noi vogliamo che, per esempio, voi acquisite quando lavorate ad un progetto europeo. Quindi, e ovviamente, per esempio, perché può essere utile ragionare se lo riferisce al settore culturale? Perché, per esempio, dei project manager che riescano a lavorare in quell'intersezione, prendendo cura dell'impatto sociale, economico, estetico, migliora la società in genere. Insomma... You're welcome. Tutto bene? Perché io sono sempre piantata lì, stiamo sempre piantate là. Siete famosi? Allora, siamo già famosi. Estetico, qual era? Estetico il fatto di mettere estetico e sociale in realtà sono abbastanza combaciano su certi aspetti, perché in realtà l'impatto estetico è quello di far circolare con un dialogo tra culture apparentemente diverse dei modelli di cultura. Forse è il contrario, no? Cioè, l'impatto istituzionale, cioè, ci si propone di far circolare diverse idee estetiche, diverse idee di estetica presenti sul territorio europeo. Anche la formazione sì. Ma anche per esempio degli artisti che riescono a essere sostenuti, cioè ad autosostenersi, cioè quello è un impatto sociale importante perché fanno meno domanda per i sussidi, spendono. Adesso dico così, spendono più soldi, cioè comunque aumentano la qualità della produzione artistica, no? E quindi quello è anche l'impatto estetico. Però insomma, in teoria, se uno va da un finanziatore locale, guarda, con il nostro progetto togliamo tanti artisti, gli diamo un lavoro e quindi non devono fare più domanda per i sussidi, per esempio. Quindi, sì, non ce li danno, vabbè, certo. Sì. Sì. Credo che poi è stato.
l'occupazione, l'esposizione, una serie di competenze e mezzi di produzione tali da garantire prodotti artistici di qualità. O comunque mette in condizione i artisti di lavorare nel migliore dei mondi. Vai. Secondo me sarà il Medioevo. Dobbiamo passare. Allora, sì, iniziare già crei una piattaforma che magari può attivare delle esternalità positive anche, no? Magari poi piano piano coinvolgerete altri attori, magari altre banche, altri investitori. Sì. Magari ecco, all'inizio, per esempio, adesso parliamo così ad astratto, all'inizio avete coinvolto per esempio una banca, quindi vi ponete l'obiettivo di coinvolgere almeno una in ogni altro paese, meno per esempio, quindi lì anche il valore economico cresce, no? L'impatto economico. Sì, ma diciamo a livello di impatto, per esempio se voi in questa piattaforma l'accompagnate anche da corsi di formazione sull'imprenditorialità, per esempio, o non so, aiutate gli artisti a capire qual è il loro potenziale imprenditoriale, quello aumentate per esempio le capacità imprenditoriali dell'artista e quindi è un artista che riuscirà a trovare più opportunità di lavoro, eccetera. Magari a sviluppare dei modelli di business un po' più sostenibili, per esempio. Diciamo, quelle lì che dici tu forse sono più le attività che possono rientrare all'interno del progetto. E diciamo che l'impatto va definito come una cosa fatta, per esempio, dico così, è migliorato il curricula di 50 artisti, migliorate le competenze imprenditoriali di 100 artisti. Economico, per esempio, finanziati 100 viaggi di opere d'arte. 100 di sì. Sì. Assunte, contrattualizzate 5 persone per gestire la piattaforma. Questa è una valutazione sull'impatto, è una cosa che si fa dopo o prima? Tu lo devi definire l'impatto, sta nel formulario. Quindi sì. C'è una cosa ipotetica? Sì, per esempio, ipotetica non tanto, cioè tu devi... perché lo fa il progetto, no? Per migliorare l'occupabilità degli artisti, quindi secondo te riuscirai a coinvolgere 20 artisti e quindi attraverso le tue attività avrai migliorato la loro occupabilità, gli avrai dato degli strumenti. Non è un dato reale. No, il dato reale sono le 20 persone che hai coinvolto. Sì. Poi ovviamente devi mettere in atto delle attività di monitoraggio, eccetera, poi insomma lo devi... magari per esempio a lungo termine, non so, avrai contratti di lavoro attivati, avrai delle start-up di imprese attivate, eccetera. Per esempio nello Youth in Action, quando fanno i progetti di quello per esempio My Vote, no? Migliorare la consapevolezza dell'importanza al voto. Certo che l'indicatore... Come? E My Vote. Certo, se avessimo come evidenza 5 schede compilate da 5 ragazzi che sono andati, quello ovviamente quello
è proprio un impatto, però magari a lungo termine dici che secondo te 100 ragazzi il prossimo anno, magari non dici che vanno a votare, però che hanno iniziato a pensare all'importanza di questa cosa, no? Perché fare parte della comunità europea è fare parte di questa legislazione europea è importante, perché poi alla fine l'80% delle leggi vengono decise lì a quel livello, non nazionale, quindi un po' a ragionare su quello. Bene, ok. Chi è iniziato l'altra volta? Mi sa hanno iniziato loro, Giubecca. Green Fantasy. Allora, per quanto riguarda l'impatto a breve termine, dal punto di vista sociale, allora il feedback diretto da parte dei bambini coinvolti, si entusiasmano alla materia, iniziano a praticare appunto con i materiali e quant'altro, producono un loro piccolo corto, quindi diciamo l'impatto sociale soprattutto sui nostri interlocutori primari, i bambini. Quindi nel preciso, per esempio, hanno sviluppato competenze digitali? Hanno sviluppato competenze appunto, no? Innanzitutto manuali, sì. Perché è un laboratorio di stop motion, innanzitutto manuali, poi digitali, poi insomma di piccolo, insomma video editing, diciamo questo, insomma, sì. E poi ovviamente quindi competenze tecniche, competenze artistiche, perché comunque si sono trovati di fronte a una tipologia di animazione diversa dal solito, e ovviamente competenze legate proprio all'ambito, diciamo, più legato al rispetto dell'ambiente, l'ecologia e quant'altro. Strettamente legato a questo il discorso estetico, essendo un prodotto particolare, diverso, che mira appunto all'artisticità. Quindi l'impatto estetico è quello, comunque dimostrare come si possa fare arte anche partendo dal, diciamo, dalla materia più umile, no? E far capire quello ai bambini. L'impatto economico invece, innanzitutto sulle maestranze, sui professionisti che ci lavorano in primis, quindi noi come associazione che fa il progetto, piuttosto che gli animatori, i partner, chi si occupa della distribuzione e quant'altro. Però poi abbiamo anche gli sponsor. E altra cosa importante, però credo che questo più che sul breve termine, questo vada sul lungo termine, se il corto o i corti prodotti sono comunque notevoli d'attenzione, possono anche partecipare a dei festival, magari vincere premi e quindi avere un ulteriore ritorno economico oltre che d'immagine. Credo che alla fine dal punto di vista estetico e sociale i principi siano i medesimi, nel senso che dal punto di vista estetico, se un prodotto è buono, l'artisticità rimane anche nel corso del tempo, e diciamo la tecnica viene presa ad esempio anche da altri animatori. Dal punto di vista sociale c'è un passaparola virtuoso, perché i bambini magari dicono ai loro genitori, insomma, diciamo comunque lo dicono ad altri bambini, quindi sul passaparola e su un atteggiamento insomma positivo, che poi su lungo termine si misura l'impatto di questo progetto. Abbiamo vinto? che partendo da lì potete anche sviluppare, no? Pensare all'impatto che può avere sulle scuole, sì, sulla comunità locale, all'interno anche della vostra stessa organizzazione. E, sì, ok, va bene. Cercate, quando ragionate, quindi mi raccomando di ragionare anche in termini indicatori, no? Vi ricordate il numero dei bambini... non so, tot associazioni coinvolte, il numero di corti prodotti, quello è tutto materiale di valutazione. L'ho già scritto prima in fase progettuale, sì. Diciamo sì, ma diciamo che in fase progettuale voi lo dovete definire l'impatto, quindi lo dovete scrivere, sì, anche in fase di progetto, vi chiedono l'impatto a medio e lungo termine, sì. Cioè sul formulario ve lo chiedono in genere. Sì. E quindi per esempio, no, oltre alla cerchia scolastica, alla cerchia artistica, ovviamente un progetto del genere ha impatto sulle comunità locali, sulla città, no? Perché
insomma, se tutti davvero rispettassero l'ambiente, no, se ci pensate. Voi sareste disoccupati. Sì, sì. Passiamo a un nuovo progetto, passiamo. Brava. Passeremo alla fase. Sentite il loro impatto e poi chiudiamo. Scusate se ci siamo dilungate. Dal punto di vista economico, sicuramente quello occupazionale di creare nuovi posti di lavoro per gli artisti o per delle persone che gestiscono la piattaforma piuttosto che il booking o i contatti, eccetera, eccetera. E quindi creando questa rete di. Se puoi accendere? È spento. Creando questa rete di art house, no, vorremmo mettere in condizione gli artisti attraverso la fornitura di mezzi di produzione delle migliori condizioni per le loro produzioni artistiche, quindi elevare il livello estetico di queste realizzazioni, nonché mettere in relazione vari contenuti, varie idee, varie estetiche all'interno del territorio comunitario, mettendole in rete, facendole circolare e quindi ottenere un miglioramento delle condizioni sociali, no? E quindi anche c'è un aspetto formativo, no? Perché si propone di fare formazione a tutti i livelli di età e sensibilizzazione e creazione di una domanda rispetto a questi temi, no? Sì. Ok. Sì, la pace nel mondo. Ok, allora chiudiamo così, soltanto ricapitolare quello che abbiamo fatto un po' oggi brevemente, quindi abbiamo visto le opportunità in Europa, abbiamo visto come si deve ragionare per la costruzione di un partenariato. Quello che bisogna tenere in considerazione quando si scrive un progetto, per chi lo fate, l'impatto che volete creare, gli stakeholders da inserire nel vostro progetto, qui dovete fare attenzione. Abbiamo parlato dell'innovatività, non abbiamo proprio visto l'Empathy Map, quindi la mappa dei beneficiari, magari la vediamo domani, così che riuscite meglio a focalizzare il vostro target. E niente, quello che dovete fare è capire i reali bisogni vostri all'interno della vostra organizzazione e poi quello dei vostri beneficiari. Vedrete che poi alla fine il progetto va da sé. E quindi ci sono dei riferimenti, sì. Di alcuni siti. E domani sì, vedremo la pianificazione delle attività, vedremo un po' di formulari, quindi vi renderete conto meglio che quello che abbiamo fatto oggi poi lo dovete ha un senso. Non abbiamo solo giocato. Speriamo. Speriamo. Sì. Però per farvi ragionare, perché poi state lì davanti a un formulario, tutto bianco. Mo, che ci scrivo? Come lo descrivo il valore aggiunto europeo? E dico, i partner, come li ho costruiti? Quindi sono tutte cose che dovete imparare ad argomentare. Ma poi queste slide ce le... Sì, 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 sì. Sì, 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 quindi avete tutti i link. Sì, sì, ve le passiamo così. Anche il brainstorming, non so se per esempio quando fate progettazione partecipata, no? Buttare le idee, lavorare, no? Anche a seconda delle competenze, no? Una persona è più logica, una persona è più creativa, una persona invece che si occupa più della comunicazione, no? Questo approccio per vedere se effettivamente l'idea funziona, è fattibile. A tutti i punti di vista. Quindi domani poi vediamo anche questo. Ok, abbiamo finito per oggi. Ciao da casa. Ciao, a domani. Se sono ancora vivi, non lo so.